il nostro vastago, anche oggi il vento ci accompagna in queste serate che davvero ci fanno sentire in un vero festival celtico. E anche stasera quindi Vastago ci stupirà con un gioco dedicato alle sue sfere molto particolari. Naturalmente si tratterà di uno spettacolo ancora diverso da quello di ieri, e quindi ancora una volta parleremo di equilibri riflessi. Intanto io approfitto per ricordarvi di seguire il Trisker e tutte le sue novità anche sulla sua pagina Facebook, dove ogni giorno trovate il programma completo da consultare per scoprire l'attività in cui appunto volete iscrivervi. E se volete sentirvi veramente parte del team del Trisker, non dimenticate le magliette. Quest'anno ci sono anche le nuove magliette con un nuovo disegno, e quindi insomma approfittatene. Intanto Vastago è pronto, se non sbaglio mi confermi? Sei pronto? Benissimo. Quindi mi raccomando, mettetevi in cerchio ma non troppo vicini, e il nostro Vastago anche stasera sarà pronto a stupirvi con i suoi equilibri riflessi. Ricordate che è un artista di strada e quindi, se il suo spettacolo vi sarà piaciuto, lasciate una moneta nel suo cappello. Signore e signori, Vastago.
prossima volta un po' di educazione, grazie. Ecco, perché sto lavorando io, ok? Bene. Caffoni. Presentato Barbara Turner. Questo era Vassago, artista da strada. Io con questo questa sera ho finito, grazie. Ho portato una versione purtroppo ridotta, senza la maggior parte del fuoco a causa del vento. Spero vi sia piaciuto lo stesso. Questo è il mio cappello, il bifugo, che non si sa mai. Io sono un artista di strada, quindi io ho fatto il mio spettacolo, adesso voi, se lo spettacolo fosse stato finito, potete fare la vostra parte e lasciare un po' della felicità che avete voltato. Grazie. Incredibili, siamo qui al Triskel con Paola, Anna. Con Paola e Anna. Paola, cosa non può mancare al Triskel? Beh, le bancarelle, le crepe. Le crepe, le pannocchie, le coroncine, quelle che si mettono. Siete qui per la prima volta o venite spesso? No, ogni anno. Ogni anno? Da quanti anni? Da sempre. Da sempre, sì, beh, sì, ecco, sempre. Due abitué e due affezionatissime del festival. Ecco, un festival che unisce sicuramente, come giustamente hai detto, bancarelle, musica, spettacolo, cultura e soprattutto tanta storia. Questo è sicuro, c'è un rapporto che lega i fautori, i creatori del festival con la natura, con l'amore per la terra. Ma ecco, questa terra in che anno è nata? Non so, siamo un po' impreparate su questo. Non è un problema, comunque tutti quanti quelli che comunque frequentano il festival e comunque sono appassionati di questo tipo di realtà, di questo tipo di musica, sono anche molto legati con la Brexit, che è precisamente si trova dove? La Brexit. Niente, una domanda più facile di cultura generale, il Presidente della Repubblica?
Boh, Mattarella. Bravissima. Grazie. Bravissima. Vuoi provarci su dove è la Brexit? Non basta. Tornerete il prossimo anno dopo questa intervista? No. Sì, però non facciamo più l'intervista, basta. Grazie ragazze.